Bella partita tra Francavilla e Montorio, ambedue appaiate in una tranquilla posizione di centro classifica. Alla fine l'ha spuntato il Villa in virtù di una migliore disposizione tattica. Il Francavilla, apparso più quadrato, ha anche mostrato più incisività in zona d'attacco. Valbonesi e Centanni, reattivi su tutti i palloni, sicuramente hanno superato il confronto con Di Matteo e Pigliacelli, tra l'altro ben controllati dall'esperienza del centrale Naccarella. L'atteggiamento tattico del Montorio appare imperniato sulla solidità della propria difesa, ma offre sostanzialmente però pochi spunti degni di cronaca in avanti. Al settimo di Lisio costringe Di Martino a rifugiarsi in angolo. Il Montorio si nota soltanto al 21esimo con un calcio piazzato del centrale Di Luigi, contrato dalla barriera. Il Francavilla sale di tono con il fantasista Centanni, che guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area, batte De Luca a raso terra insidioso, sul quale la difesa del Montorio si salva in angolo. Sul cross proveniente dalla bandierina svetta su tutti Bruni e pallone alle spalle del portiere del Montorio, 1-0. Il Montorio in giornata negativa non ha la forza di reagire ed il Francavilla chiude la pratica nel primo quarto d'ora della ripresa. Al terzo l'esperto Gasparroni si alza in aria e gira in fondo al sacco il pallone del 2-0, raccogliendo così un calcio piazzato del compagno di squadra di Lisio. Neanche il tempo di riorganizzarsi ed il Montorio viene colpito per la terza volta. Ancora Di Lisio sugli scudi vede e lancia in aria Valbonesi, che trafigge Valentino di Felice Ardente con un preciso rasoterra. 3-0 e partita in archivio. Il Montorio cerca la rete della bandiera sul finire con un tiro potente di Di Matteo, deviato in angolo però dall'attento portiere Cecamore. Adesso la parola ai protagonisti.